Paolo, chiudi col piacere. Credo sia stata una partita dove innanzitutto l'aspetto positivo che abbiamo provato e abbiamo dato in campo tutto quello che avevamo. E questo era l'aspetto che più mi premeva, anche perché oggettivamente c'è una mancanza di abitudine a giocare dopo 3 giorni, a preparare le partite con 1 o 2 allenamenti. E la mia preoccupazione era quella, quindi al di là della prestazione dei singoli, della squadra, io sono contento di aver visto i miei ragazzi lottare dal primo all'ultimo secondo. Chiaramente all'interno di questi 40 minuti siamo stati bravi, però secondo me non bravi abbastanza per battere una squadra che non casualmente occupa il primo posto in classifica, una squadra che a volte può sembrare, lasciatemi il termine, sognona, ma poi ha le qualità, ai numeri, alle rotazioni per darti la spallata decisiva. E nel primo tempo siamo stati molto bravi però ad alternare di nuovo un po' di zona, un po' di difesa a uomo. In attacco probabilmente abbiamo fatto qualcosa di meglio. E certo la prestazione di Hollis secondo me non ha aiutato, perché oggettivamente i canestri di Hollis, almeno 4-5 canestri, sono canestri di talento puro, canestri dove difficilmente puoi contestare, e quindi va dato il merito ad Hollis di fare canestri importanti, a Brescia di poter contare su un giocatore di questo livello. Dobbiamo adesso, abbiamo qualche giorno in più per rifiatare e niente. Dopo 3 vittorie consecutive arrivano 2 partite, oggettivamente 2 sconfitte, dove a Trevillo sapete tutti com'è andata, e oggi contro una squadra importante, però adesso non dobbiamo farci assolutamente condizionare da questi 2 ultimi risultati. Non dobbiamo mai dimenticarci di quelli che eravamo dopo Trieste, per esempio, e quindi se adesso la classifica è bella per quello che erano le nostre ambizioni iniziali, dobbiamo avere anche l'intelligenza di interpretare nella maniera giusta una sconfitta contro Brescia, nel senso che di certo stasera non torno a casa, i ragazzi non torneranno a casa felici, però allo stesso tempo nessuno dico, deve avere la, come dire, la presunzione, deve pretendere che Ravenna batta Brescia anche se in casa. Cioè, Ravenna deve provare a battere Brescia e Ravenna ha provato a battere Brescia. Poi per fare ciò c'è bisogno di una grande prestazione, e ripeto, lo è stata solo parzialmente, e soprattutto a questi livelli, contro squadre di questo valore, bisogna anche contare su una prestazione non di assoluto livello dell'avversario. E purtroppo invece oggi Brescia ha giocato da squadra importante, ripeto, esperta, e quindi analizzeremo la partita come facciamo sempre di solito, quindi con il dispiacere di non aver avuto la forza, un po' come era successo all'andata, di vincerla, però anche con l'equilibrio di capire che tra le 2 squadre c'è un valore assoluto diverso, ci sono obiettivi diversi, e quindi non bisogna neanche fasciarsi la testa di fronte a sconfitte del genere. Arriveranno partite che per noi saranno importanti e dovremo essere bravi a vincere quelle partite. Partite come questa dobbiamo provare a vincere, e l'abbiamo fatto, perché siamo una squadra che credo, tranne la partita di Recanati, penso che in tutte le sconfitte parliamo di scarti minimi, di squadra che a 40-30 secondi alla fine è ancora lì a lottare, e quindi questo è un segnale di una squadra che lavora, una squadra che ci prova sempre, che dà tutto. Poi ripeto, capitano le partite in cui si è bravi a completare l'opera, alcune in cui questo non è possibile, però anche grazie al valore degli avversari. Per me non prima di tutto complimenti. Ma intanto i complimenti li faccio io a Ravenna, perché comunque è una squadra che ha fatto
la sua partita, è una squadra che ci ha messo in difficoltà, come all'andata, una partita un po' diversa dove gli attacchi, diciamo che soprattutto nella prima parte hanno prevalso sulle difese, cosa che invece è successo l'opposto all'andata. Vado complimenti sicuramente a Ravenna per la partita che ha fatto. Noi però stasera avevamo tanta fame, tanta voglia di reagire alla sconfitta di domenica e quindi ecco, diciamo che è stata talmente tanta la voglia di reagire, di giocare insieme, di giocare di squadra, e diciamo che il mio applauso va ai ragazzi perché hanno veramente reagito bene e reagito, la cosa più importante, di squadra. Poi all'interno della squadra ci sono chiaramente individualità che spiccano, come se uno guarda i tabellini, la prestazione di Hollis è stata una prestazione importante a livello di punti, però diciamo che è stata anche brava la squadra ad assecondarlo e a cercarlo soprattutto nei momenti importanti. Quindi diciamo che è stata una bella partita dove dopo un primo quarto abbiamo subito troppo a livello difensivo, poi ci siamo stretti dietro e abbiamo concesso sempre meno di 20 punti a Ravenna in attacco, e quindi questa è stata secondo me la chiave, il cambio di inerzia difensiva che abbiamo avuto dal secondo quarto in poi. Ok, ci sono domande? No. Posto? Grazie. Bravo. Difficile parlare dopo due sconfitte così, comunque partite belle da vedere, intense, giocate fino all'ultimo. Dispiace sicuramente per noi che non siamo riusciti a portarla a casa almeno una, più dispiacere per quella di Treviglio che era più abbordabile per le nostre possibilità rispetto a questa che abbiamo dato tutto, veramente tutto, siamo tutti spogliatoio veramente stanchi, anche perché giocando due partite così in tre giorni devi dare tutta la riserva che hai nelle gambe. Non era difficile, non era facile prepararla perché i tempi sono stati corti, quindi anche non abbiamo avuto la nostra routine di video, di scout degli avversari, però vediamo il bicchiere mezzo pieno, insomma. Adesso abbiamo un weekend libero dove possiamo riposare e sperare i risultati buoni, perché comunque dopo queste due sconfitte siamo un po' usciti dalla fascia medio-alta del gruppone che andava ai piani alti, però già dalla prossima vogliamo subito riscattarci, perché abbiamo visto che se giochiamo con questa intensità, a parte episodi, possiamo veramente vincere con chiunque. Poi ovvio il piacere c'è perché sono stato il primo a entrare in spogliatoio e dire cacchio, eravamo così vicini, ci bastava un po' più di lucidità che magari se avessimo giocato, che ne so, giovedì invece di stasera, magari avremmo avuto tutto qua. L'unico rimpianto che posso avere io in primis, perché magari ho fatto anch'io delle forzature all'inizio che non mi aspettavo, però fa parte del gioco. Ok, ci sono domande? Un dato che forse è in fase calante è il rapporto fra rimbalzi catturati e rimbalzi concessi o catturati dall'avversario. Meno 20 se non erro, o meno 18 contro Treviglio, meno 4, quindi mi lancio un po' più vicino. Secondo te ha inciso questo o è una considerazione sbagliata? Ha inciso più a Treviglio. A Treviglio ci hanno veramente preso ogni rimbalzo in testa, non possiamo nasconderlo. È una cosa su cui abbiamo cercato di fare molto meglio, secondo me, stasera. Però hai di fronte lunghi importanti come Cittadini, come Bottini e come Hollis, che hanno fatto della Serie A, e quindi sanno la loro, capito? Non è facile, anche perché con tutto rispetto non è un 2,10 m come può essere un Cittadini, quindi può saltare quanto vuoi, ma comunque ci sono 10 cm di differenza e ogni tanto si pagano. Ripeto, meglio perdere stasera di 4 rimbalzi, ma non possiamo accettare di perdere di 18 come ha fatto Treviglio. Le cifre dicono che siamo andati carenti anche io da 3, a parte tu.
finali 3, cioè delle 4 complessive della squadra, e quello sicuramente mi ha inciso, perché quando si tiene 3 partite così ne metti uno o due in più. Sì, vedendo il risultato sì, ti viene da dire due in più, magari andavamo a supplementare, però le giornate al tiro storte capitano, lo sappiamo, è capitato stasera e secondo me non l'abbiamo persa per quei tiri lì che sono usciti. Abbiamo secondo me perso un attimino di lucidità nei momenti chiave, e poi può darsi che perdendo di lucidità magari un paio di tiri in più sono entrati e sono usciti. Ho sembrato la loro difesa un po' al limite, un po' abbastanza sporca, insomma. È un campionato così, devi sopravvivere in qualche modo. Bisogna adattarsi, noi non ci siamo mai tirati indietro. Poi gli arbitri possono fischiare, le giocate sporche ci sono, perché sennò non giocavamo pallacanestro. Devi essere bravo a non farti innervosire da queste cose, continuare a giocare e oltre a questo cercare di trovare il tuo ritmo. Secondo te qual è stato il punto della svolta a favore loro, insomma, diciamo così? I due canestri di Hollis ci hanno un po' ammazzato, tutto qua. Difficili perché tutti e due contestati, più il primo che il secondo, però come tampone domenica avevamo, insomma. Se sbagliavano eravamo qua magari a parlare di sconfitta, come le due bombe di tampone. Adesso avete qualche giorno in più, come ha detto Antimo, per riordinare un po' le idee, insomma. Ma anche, diciamo, per smaltire le tossine. Un po' le tossine, perché Treviglio è stata dura. Questa è stata dura, quindi non siamo in questo momento a postissimo. Io in primis ho una situazione un po' così col ginocchio in via di guarigione, però bisogna fare degli altri accertamenti. Si stringe i denti, si gioca senza problemi, è in fase di miglioramento sicuramente, però è una situazione che adesso, avendo questa pausa, si può gestire molto, molto meglio.